Abbiamo voluto svolgere questa conferenza stampa del Partito Democratico presso i locali della cooperativa Incontro di Montesilvano, dove ci sono tantissimi ragazzi dell'utenza psichiatrica che hanno delle borse lavoro. Qui è successo che il 22 dicembre dell'anno scorso, quando era prossimo il rinnovo delle borse lavoro, 13 ragazzi, dei 13 ragazzi, solo 4 sono stati riconfermati. Perché è cambiato il regolamento? È cambiato il regolamento delle borse lavoro per le utenze psichiatriche. Noi non discutiamo questo regolamento, sappiamo che le borse lavoro sono uno strumento riabilitativo per acquisire competenze lavorative ed è giusto così. È giusto che arrivino a 55 anni ed è giusto che non siano prorogati oltre i 5 anni, ma vogliamo trarre spunto da quell'occasione per chiedere alla Regione Abruzzo, al Presidente Marsiglio e alle ASL di Pescara di aumentare il numero delle borse lavoro. Solo nella nostra ASL sono 110, mentre sarebbero tanti di più i ragazzi che potrebbero godere di questo strumento che li rende meno soli, impiega il loro tempo, li allontana anche dalla famiglia con le sofferenze che naturalmente ci sono per le famiglie e soprattutto possono stabilizzare la loro possibilità lavorativa. Proprio per questo, oltre al numero di borse lavoro che chiediamo di aumentare, chiediamo anche progetti specifici di reinserimento lavorativo con delle convenzioni con la CNA, la Confindustria, l'ANCI, in rappresentanza dei comuni per fare in modo che scaduto questo termine di 5 anni o raggiunti 55 anni di età, queste persone non ripiombino nella loro solitudine.